Sentite? Datemi un cenno con una conferma scritta. Pronto? Qualcuno mi dà l'ok se mi sentite? Ah, ok, perfetto. Grazie Giovanni. Bene, benvenuti ai nuovi che si informano per la prima volta su questo progetto, bentornati anche quelli che sono sempre al mercoledì puntuali alle 21 per ascoltare l'evoluzione del progetto Skyway. Skyway, la nuova generazione di trasporto. Skyway è una tecnologia che può essere una tecnologia di per sé semplicemente di collegamento tra un punto e l'altro. In realtà tutto intorno a questa tecnologia gira un volano di industrializzazione, formazione, informazione molto importante a livello globale, a livello mondiale. Ecco, chi è l'ideatore di tutto questo? È Anatoly Juninsky, è nato il 16 aprile 1949 in Comarinella, regione di Gomelin, in Bielorussia. Allora, si può aumentare il volume un attimo? Mi sentite meglio adesso? Vediamo un po' se mi sentite. Ok, bene. Juninsky è uno scienziato russo, accademico, è un ingegnere progettista, è membro della Federazione Cosmonautica Sovietica, è leader di due progetti delle Nazioni Unite, è autore di oltre 140 invenzioni e brevetti, autore di 18 libri ed oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Aggiungo io che non è in questa slide, è anche un regista di un film russo che è stato creato proprio per dare un'importanza al problema della sicurezza nei trasporti. E quindi diciamo che a 360 gradi Juninsky è molto impegnato su vari fronti per diffondere, sviluppare, sensibilizzare e informare i cittadini del mondo. Juninsky, come vedete in queste fotografie, è presente nei vari eventi, nelle premiazioni che gli vengono riconosciute per questa tecnologia innovativa che rappresenta un'innovazione molto importante e la cosiddetta più importante del XXI secolo, e lo vedete anche in una fotografia dove abbraccia l'unibike, e parleremo poi anche di questo mezzo che si muove attraverso una linea rigida o semirigida. È stato conferito anche un premio molto importante a Anatoly Juninsky, che si chiama Le Bighe d'Oro, The Golden Chariot, e questo premio riconosce a Juninsky che Skyway è il progetto più innovativo ed ecologico nel settore del trasporto, quindi innovativo ed ecologico. Questo è un aspetto molto importante. Questa premiazione si è svolta a Praga con la partecipazione di diversi rappresentanti di stati indipendenti, tra quali l'ex Unione Sovietica e paesi dell'Europa. Cos'è Skyway? Skyway è un veicolo che viaggia a diverse velocità. Viaggia ad alta velocità su di un'apposita struttura con ruote di acciaio, trapali di stiramento fissi e diritti. Quindi è in una struttura sopraelevata da terra, e questa è una cosa, è fondamentale per questa tipologia di progetto, questa tipologia di movimento. Perché? Perché ha vari vantaggi che vedremo in seguito. È riconosciuta appunto l'innovazione del XXI
secolo e acquisendo in questi ultimi anni certificazioni e premi nazionali e internazionali. Racchiude nella sua Costituzione più di 180 professionisti e tecnici che lavorano costantemente tutti i giorni nello sviluppo della tecnologia, nello sviluppo degli abitacoli. Oggi siamo nella seconda fase di test, crash test e ovviamente test di sicurezza. Apro e chiudo una parentesi, proprio in questi giorni c'è stato un piccolo incidente che poteva portare anche a grosse conseguenze. Fortunatamente un tecnico insomma, è stato portato all'ospedale anche in prognosi riservata, ma sembra stabile, tutto a posto. Purtroppo nel mondo del lavoro ci sono anche questi avvenimenti. Questo incidente è stato causato proprio nella fase di test perché non è stato messo a punto cioè non è stato messo in sicurezza un elemento proprio del crash test. Quindi succede, purtroppo c'è anche un intervento di Uniski, ha fatto un filmato di 2 minuti 30, ovviamente in lingua russa originale non sono riuscito a capire no, molto, ma questo dimostra che ovviamente ci possono essere difficoltà, problemi, ma questo dimostra la massima trasparenza dell'azienda che non si nasconde dietro a un problema che è successo, che è capitato, anzi lo ribadisce comunque con fermezza che ci sarà un approfondimento su questa tematica di cosa è successo, sulla base di cosa è successo. Ovviamente siamo in una fase di test e come tale le fasi di test possono avere questi momenti di piccole difficoltà legate al fatto che devono essere fatti obbligatoriamente questi test per poi poter mettere in sicurezza il trasporto di tutti i cittadini. Qui vedete alcuni certificati della Federazione Russa del Ministero dei Trasporti che ufficialmente riconosce Skyway una tecnologia innovativa. Qui invece vedete dallo sviluppo della tecnologia che c'è anche uno sviluppo di lavoro. Vedete quante persone lavorano nell'azienda, c'è un ampliamento anche della fabbrica di produzione, di sviluppo industriale, di automatizzazione e così via. Ci sono 15 uffici di progettazione che sono dedicati a più di 20 progetti e vi darò una notizia molto importante. Dopo la conferenza internazionale di Mosca è stato annunciato che sono già pronti per essere lanciati nella fase esecutiva 10 progetti molto importanti a livello mondiale. E questo è un dato di fatto, perché quando l'azienda ufficializza che ci sono 10 progetti, significa che sono già stati depositati e quindi è molto importante. Questo è un valore aggiunto molto importante che ne seguirà nel 2018 con lo sviluppo delle linee sul territorio mondiale. Qui vedete invece alcune foto interne alla fabbrica dove ci sono i progettisti, gli operai specializzati. Quindi qui naturalmente significa nuovo lavoro, nuove metodologie di sviluppo, di ingegneristica, e quindi c'è sviluppo di lavoro, sviluppo di risorse specializzate per operare in questo ambito di questo progetto, e soprattutto c'è anche uno sviluppo legato a una collaborazione tra la società Skyway e le università. Quindi quello che succede in Bielorussia, dove risiede la società, sarà poi duplicato in altri paesi che hanno già aderito
inserito allo sviluppo di questa tecnologia. I vantaggi di Skyway. I vantaggi di Skyway sono fondamentalmente quattro. Rispetto all'ambiente, è ecologico o comunque economico, si viaggia in sicurezza e può essere interconnesso con gli altri mezzi di comunicazione. Allora, rispetto all'ambiente per due motivi importanti. Perché? Perché si riduce, a parità di chilometraggio, si riduce il consumo di energia elettrica. Perché si riduce, lo vedremo in un secondo momento. Quindi riduzione del consumo di energia è il primo grande risparmio. Si ottimizza il consumo quindi di energia e si riducono i danni all'ambiente, perché quell'energia che non consumo permette di ridurre l'inquinamento. In secondo luogo, l'energia che io utilizzo la produco da fonti esclusivamente rinnovabili, quindi non più inquinamento da carbon fossile e petrolio o gas naturale, come uno intende dire. Altro aspetto importante è l'impatto ambientale, cioè non c'è solo la riduzione del consumo di energia, ma c'è anche una minima occupazione della terra fertile. Perché? Perché noi possiamo attraversare territori agricoli senza dover fare espropri, e questi territori, questi terreni agricoli possono essere continuamente, cioè possono essere lavorati indistintamente che ci sia o no la linea sopra appunto al terreno. Queste linee sono più economiche rispetto a una linea ferroviaria, due volte più economico e quattro volte più economico delle autostrade. Aggiungo che è anche molto più economico dei trasporti veloci che ci possono essere sui treni a levitazione magnetica del Giappone, molto più economici e soprattutto molto più fattibile un'estensione, un'estendibilità su tutto il territorio mondiale, perché la visione di Skyway e di Unisky è quella di interconnettere con una rete globale tutto il mondo attraverso Skyway. Quindi riduzione dei costi di costruzione, quindi riduzione anche dei tempi per la costruzione e riduzione dei costi di gestione e mantenimento, veloce da realizzare. Allora, Skyway si muove in sicurezza, anche se nei test ovviamente ci possono essere degli inconvenienti, è naturale che ci possono essere, ma non, bisogna che aumenti la sicurezza nella fase dei test, ovviamente. Trasporto senza incidenti, morti o traffico a 5-10 metri sopra terra, quindi l'elevazione da terra significa che ci si pone in una posizione di sicurezza rispetto alla congestione e il trasporto. Chiaramente è in sicurezza perché è stato studiato per resistere al cambiamento climatico e atmosferico. Il grosso problema che oggigiorno è sempre più frequente anche nei nostri territori italiani è quello delle alluvioni. Avete visto proprio qui a Modena, vicino a casa mia, la scorsa settimana l'alluvione dovuta al fatto che è uscito il fiume Secchia dagli propri argini, e questo crea dei danni molto importanti alle coltivazioni, danni agli animali, danni alle cose, alle case, alle industrie, alle vite umane che ci possono essere per queste inondazioni. E questo che noi riteniamo molto grave, e ovviamente è grave, lo dovete pensare all'ennesima potenza in quei paesi che hanno già sposato il progetto Skyway, quali India e Indonesia. Perché? Perché le alluvioni saranno, diciamo,
così scavalcate, nel senso che la comunicazione non si dovrà interrompere se ci sarà appunto questi fenomeni molto intensi, perché Skyway viaggia sopraelevato indipendentemente da cosa ci sarà sotto. Quindi l'alluvione sarà superata da un punto di vista comunicativo per i trasporti, anche per altezze di alluvioni di 10 metri. Viene diciamo, salvato anche il discorso legato agli tsunami, chiaramente, e questa tecnologia risolve anche la forte intensità che può essere quella di un terremoto, cioè la struttura regge la scala Richter 10. Ovviamente un altro aspetto importante, molto intenso, che di recente possiamo sempre riscontrare nei nostri paesi, è quello delle raffiche di vento molto forti. Riesce a resistere fino a 250 km/h, anche se questa è una velocità che nel nostro Appennino, proprio la scorsa settimana, 10 giorni fa, ha toccato i 238 km/h. Quindi le velocità del vento sembrano lontane, in realtà sono sempre più frequenti. Quindi queste strutture hanno la forza di contrastare i fenomeni molto intensi del cambiamento climatico ed atmosferico. L'interconnessione di Skyway alle altre linee, cosa significa? Significa che Skyway non ha l'obiettivo di sostituire le altre linee, ma di interconnetterle tra di loro. Cioè, se io sono all'aeroporto di Malpensa, voglio raggiungere in tempo veloce la stazione centrale di Milano, ecco, con Skyway lo posso fare, mentre invece con le linee tradizionali, che può essere la navetta, il treno diretto, eccetera, può invece diventare più lento questo trasporto che oggi stiamo già utilizzando. Con Skyway invece si potrà raggiungere i due punti dell'aeroporto di Malpensa, quale punto molto importante a livello del nord Italia, e la stazione centrale dei treni, o viceversa naturalmente, lo si potrà fare molto semplicemente in tranquillità, con tempi ridottissimi e senza tempi di attesa. Altro aspetto molto importante è lo sviluppo in territori difficili da raggiungere. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei territori nel mondo che non possiamo raggiungere con le linee tradizionali, che può essere il treno, può essere e nemmeno neanche con l'aereo o neanche con l'elicottero, ma bensì possiamo studiare, sviluppare, progettare linee con Skyway. Perché si raggiungeranno questi posti in questo modo? Perché le linee saranno installate e collaudate in modo automatico attraverso delle linee automatizzate con droni, robot. E quindi il lavoro si sta trasformando, quindi il lavoro sarà più in sicurezza, perché chiaramente non saranno più le persone a installare e mettersi a rischio del pericolo della propria vita, ma saranno loro stesse a gestire, automatizzando la catena di installazione attraverso appunto la robotizzazione. Quindi un cambiamento di lavoro. Quindi riduzione dei capitali per la costruzione, riduzione dei materiali, le materie prime necessarie per la costruzione, non ci sarà più bisogno di fare argini, pozzi, gallerie, ponti, cavalcavie, ma il costo della struttura sarà più basso, però per ovvie ragioni di utilizzo di meno materiali. Riduzione anche dei costi da un punto di vista anche di gestione e mantenimento, perché c'è una riduzione dell'energia necessaria e meno costi di personale di supporto. Non ha bisogno di manutenzione invernale.
Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo una nevicata abbondante, le nostre linee ferroviarie saranno bloccate o anche da forti intensità di freddo che ghiacciano le linee. Anche, e questo limita il percorso dei treni ad alta velocità. Allora, per favore, potrebbe ritornare al punto precedente sicurezza. Un attimo, vediamo un attimo che cosa. Allora, trasporto, sicurezza, Salvatore, sì. Allora, la sicurezza sta nel fatto che il treno è sopraelevato, è su una struttura. Su pali fissi e questa struttura, siccome sono allora sono diverse tipologie di linee, dopo vedremo, c'è quella rigida, semirigida e flessibile, e sono più sicure perché questi pali permetteranno anche oscillazioni causate dal vento, oscillazioni causate dal terremoto, oscillazioni che permettono di mantenere la struttura in piedi. E nonostante ci sia una scossa di terremoto piuttosto che un'azione generata dal vento, da un'onda anomala e via dicendo, insomma. E in sicurezza non vuol dire solo questo, vuol dire che no, nella normalità delle condizioni ambientali io viaggio in sicurezza perché? Perché ogni linea è dedicata a una sola direzione, non è possibile che ci siano collisioni e la distanza tra un mezzo e l'altro, non essendo questo un treno, ma tante unità indipendenti, si muovono a una distanza di sicurezza con dei sistemi automatizzati e quindi permette di muovere le persone su diverse tipologie di unità. A distanza anche di solo 2 secondi da una dall'altra. Esatto, trasporto senza incidenti, morti o traffico a 5-10 metri sopra terra. Beh, onde, allora, come si spiega il tsunami onde 20 metri di altezza? Significa che allora, le linee non sono alla stessa altezza, si può partire da 3 metri sopra terra fino ad arrivare a 100 metri. Allora, qual è il punto? Che un'onda pari a un'onda alta a 20 metri di tsunami, indipendentemente dall'altezza della linea, i pali che sorreggono questa linea stessa sostengono appunto la forza di un'onda anomala di altezza di 20 metri. Spero di essere stato chiaro in questi termini. Tuttavia, se avete delle domande, io poi me le segno e poi dopo cioè, dopo ci parliamo personalmente, direttamente, in modo che possa essere più diretto e spiegare questa cosa. Lo tsunami può raggiungere onde 20 metri di altezza, quindi fino a 20 metri di altezza il sistema, ovviamente le linee contrastano questa forza. La tecnologia Skyway quindi è costituita da tanti componenti che messi insieme generano la struttura di movimento su stringa. E chiaramente questa è diciamo, la struttura della stringa stessa. È una rotaia basata su un dispositivo a corda. Cos'è questa corda? La corda è l'elemento diciamo, il nucleo di questa rotaia ed è costituito da un fascio di fili di acciaio anticipatamente tesi. Cosa vuol dire anticipatamente tesi? Significa che la tensione di questi fili, tanti fili messi insieme, permettono di mantenere la struttura in continuità. Allora,
se voi andate sul treno, tutti voi siete andati sul treno, quando c'è il cambio di binario sentite queste discontinuità, oppure nei binari ci sono, tra un binario e l'altro ci sono delle separazioni che sono dovute per non avere delle dilatazioni termiche che fanno sì che il binario non sarebbe più rettilineo, ma tutto curvilineo. Bene, in questo caso, essendo questi fili anticipatamente tesi, la tensione fa sì che non c'è bisogno di avere delle interruzioni sulla stringa, sulla corda. Poi c'è una testa di acciaio della rotaia che è una superficie piatta dove la ruota stessa appoggia per l'intera superficie, non come sul treno, il treno classico dove la superficie di contatto è molto stretta. Poi c'è un materiale di riempimento, calcestruzzo speciale e un corpo della rotaia che mantiene il tutto all'interno all'interno di questo elemento di fissaggio della corda stessa al corpo della rotaia. Quindi questo è, diciamo, il dispositivo che sorregge tutti i mezzi di trasporto. Ovviamente, qual è l'aspetto importante? Ritornando al fatto che l'energia utilizzata è molto inferiore rispetto a quella di un treno tradizionale, è dovuto a due fattori. L'attrito allo scorrimento delle ruote dell'unibus è ridotto di circa 1000 volte la potenza di attrito di una ruota gommata su strada. Questo significa quindi che l'attrito è 1000 volte più basso, significa che è necessaria meno energia per muoverlo. In secondo luogo non c'è l'effetto suolo perché il mezzo è sopraelevato e quindi non ci sono le turbolenze generate dall'aria e dall'effetto appunto del terreno. Quindi tutti questi aspetti, questi fattori fanno sì che il mezzo va più velocemente con minor energia. Qui ci sono altri dati tecnici, perché? Perché la rotaia semirigida diventa una rotaia rigida per mezzi che vanno a una velocità di 500 km/h e si arriva invece a una rotaia flessibile per quelle linee turistiche dell'unibike dove il turista può anche pedalare per restituire energia naturale e quindi pagare meno il biglietto. Sistema antideragliamento, questo è un sistema che mette in sicurezza i mezzi di trasporto e aumenta la sicurezza di movimento di circa 100 volte. Questo sistema di antideragliamento l'aumenta oltre 100 volte altre 10 volte. Quindi l'altezza, quindi sollevare il mezzo di trasporto da terra aumenta 100 volte la sicurezza rispetto a un mezzo tradizionale che viaggia su strada. Se poi aggiungiamo il sistema antideragliamento, si aggiunge altre 10 volte la sicurezza rispetto a quello che possiamo avere su una strada tradizionale. Altra sicurezza anche contro terrorismo e vandalismo. Perché? Il vandalismo naturalmente perché essendo sopraelevata c'è il limite del contatto che non può esserci. E contro il terrorismo, chiaramente perché UNISCHI ha inventato una tecnologia molto sofisticata contro il terrorismo, quindi è una tecnologia innovativa che non c'è ancora sul mercato, è un modo per paralizzare, cioè bloccare le persone che non devono entrare in certe zone delimitate. Di Skyway, pensate a questa logica, voi avete la possibilità di partecipare al progetto Skyway e chi è Skyway? Skyway sono milioni di chilometri di strade, di linee
sicure, quindi dove ci si può muovere in sicurezza, risparmiando tante vite umane che ogni giorno tutti noi rischiamo la vita per muoverci da un punto ad un altro. Oltre a rischiare la vita, perdiamo tanto tempo in colonna o in coda nei punti più congestionati delle varie città. Qui vedete una foto invece di una foto reale di una linea, una delle tre linee che ci sono all'Ecotecnopark a Minsk, dove potete notare che l'energia è catturata dal sole e dal vento. Qui avete visto anche nei filmati precedenti, come le stazioni possono essere realizzate su più livelli, a seconda dell'utilità e della velocità con cui si muovono questi mezzi, alta velocità o velocità del trasporto urbano, quindi 150 km orari. Trasporto urbano, quindi si definisce trasporto urbano il trasporto o suburbano, tipo, non so, da un aeroporto appunto alla stazione, velocità 150 km orari, numero di passeggeri 168 e distanza di trasporto al massimo di 200 km. Questo è il trasporto urbano. Pensate che comunque sia, allora noi possiamo muovere 50.000 persone. Quindi, nonostante non sembra tanto capiente, in realtà tutti questi mezzi che si muovono velocemente, distanziati uno dall'altro anche di 2 secondi, quindi ogni 2 secondi ne arriva uno, quindi come una metropolitana in continua, in continua, non metropolitana a tratti, nel senso che c'è e dopo dobbiamo aspettare 3, 5, 7 minuti. No, qui non si aspetta dei minuti, ma semplicemente dei secondi. E quindi il traffico passeggeri può raggiungere capienze molto importanti. Trasporto merci è uno dei, diciamo, degli sviluppi più importanti. Perché? Perché il trasporto merci va a incidere sul costo della materia prima, sul prodotto finito, sulla consegna. Quindi chi ha già sostenuto il progetto e partecipa attivamente alla costruzione di queste linee ha una marcia in più sulla competitività economica, perché le merci verranno trasportate in sicurezza, anche le merci in sicurezza e in sicurezza per le persone, in tempi veloci e diretti da un punto a un punto A di partenza iniziale, dove c'è il carico scarico merci, a un punto B di terminazione. Poi c'è il trasporto extraurbano ad alta velocità, chiaramente si può raggiungere 500 km orari. Ed è ovviamente un trasporto che collegherà diverse città, province, regioni, anche all'interno dello stesso paese, ma non è necessario lo stesso paese, anche fuori da ogni paese. Il traffico passeggeri naturalmente raggiunge fino a 1 milione di persone al giorno. Qui vedete in questa slide alcune applicazioni. Il camion autocarro in sostanza è una linea dove noi possiamo caricare su questi mezzi i mezzi tradizionali, quali auto o camion, che da un punto ad un altro si muovono velocemente e poi terminano all'ultimo chilometro, all'ultimo miglio, la distanza dal punto di smistamento a dove deve arrivare a destinazione. Chiaramente questo permette di raggiungere distanze molto più veloci con i mezzi tradizionali che possiamo avere adesso. Altra applicazione molto importante di cui ci sono già due porti italiani che stanno valutando seriamente la cosa, ed è quella di progettare una linea che permetta di caricare e scaricare in tempi velocissimi le merci dalle navi, mettendo in sicurezza i porti dove
queste navi attraccano. Quindi mantenere le navi a distanza dai porti ci permetterà di mantenere anche più sano e vivibile il porto stesso con meno inquinamento di queste navi e nello stesso tempo tenendo in sicurezza tutto quello che ne consegue all'interno di un'area portuale. Quindi ci sono diverse applicazioni, poi senza considerare poi ovviamente la Smart City, che è chiaramente un progetto di sviluppo innovativo dove le barriere architettoniche delle varie stabili che ci possono essere in una città molto, molto importante, dove appunto le architetture hanno una storia, hanno uno sviluppo, è possibile fare delle linee sopraelevate che non vanno a intersecarsi con le linee già esistenti, e queste linee sopraelevate sono collegate con dei punti che si chiamano stazioni, ma in realtà non sono stazioni, tutt'altro, sono palazzi dove si vive, si dorme, si lavora, si studia, si fa la spesa. Quindi sono centri commerciali, ma di vita quotidiana, e in questi punti noi possiamo muoverci da un punto ad un altro in tempo reale, senza code, senza tempi di attesa, in sicurezza. Vedete l'Ecohouse, come l'ha pensato Juninsky, al posto del tetto c'è il giardino, ci può essere l'orto dove si fanno le coltivazioni dei prodotti naturali, e come vedete questa casa è una casa tecnologica che ha sposato l'ambiente, cioè la tecnologia è integrata con l'ambiente. Qui ovviamente questa casa è ecologica perché permette di utilizzare, catturare l'energia dell'ambiente circostante, l'energia solare, l'energia generata dall'isolamento, e quindi la possibilità di utilizzare appunto tutto quello che la terra dispone senza l'utilizzo di gas che possono inquinare pesantemente la nostra aria. Pensate che Juninsky ha ideato un humus, un fertilizzante che permette in modo ecologico, senza elementi chimici, senza trasformazioni chimiche, e aumenta la crescita. Pensate, dal marzo, se mi riprometto sempre di farvi vedere un video dell'Eco Technopark, quando non c'era praticamente nessuna vegetazione, c'era il deserto più completo quasi, mentre invece ora è tutto verdeggiante, rigoglioso di piante, e perché appunto Juninsky fa vedere come la tecnologia, le linee non vanno a intaccare sull'ambiente circostante, anzi, utilizzando questo humus si può aumentare la coltivazione, la crescita delle piante, il raccolto, la produzione aumenta nonostante queste linee sopraelevate a questi terreni. Quindi vedete qui un'applicazione della linea City, chiaramente questo è un esempio che sarà il primo esempio applicato molto probabilmente negli Emirati Arabi, dove si stanno ancora facendo degli incontri, degli accordi molto importanti. Il numero 2 di Skyway, Baburin, era di recente, settimana scorsa, negli Emirati Arabi per stipulare accordi molto importanti su linee da sviluppare. Considerate che nel 2020 Dubai ha un'importante manifestazione a livello mondiale, che quindi loro ci tengono a poter mostrare qualcosa di importante anche da questo punto di vista dei collegamenti tra i vari palazzi nelle varie isole. Qui vedete alcune foto, le
le foto di sinistra sono foto reali della linea Skyway Unibike sotto dove c'è il tramonto e la neve, naturalmente, perché questa è una linea già certificata l'anno scorso di questi giorni, si facevano già le certificazioni, mentre quella in alto, dove c'è la struttura rigida, c'è l'Unibus, praticamente anche questa è invece è stata certificata primavera. Sul lato destro in alto invece vedete l'Unibus con una capienza maggiore di passeggeri. In basso invece a destra è una fotografia di simulazione, non è veritiera questa ovviamente, mentre le altre sì. Qui chiaramente è una slide puramente indicativa per farvi notare quante unità, quanti mezzi di trasporto ci possono essere a seconda delle esigenze. Bene, quando è partito i vari test strutturali di queste linee? Sono partite nel 2001, quando Uniski ha fatto delle prove di carico attraverso un camion militare. Questo camion militare è passato su queste linee e c'è un video che anche quello l'ho trovato questa settimana, ma ovviamente è tutto in russo, non si riesce a capire quello che sono i commenti, però si vede Uniski sotto a queste linee mentre il camion passa sopra le linee, quindi questo per dare manforte al fatto che aveva progettato queste linee ed era sicuro che non venissero giù, a tal punto da rimanerci sotto, come dire, sono talmente sicuro che reggono anche il camion che io posso starci sotto, insomma. E questa è nel 2001 è stata costruita la prima tecnologia Skyway sperimentale vicino a Mosca. Queste invece sono le foto dell'Eco Technopark. Qui vedete in questa fotografia dove c'è questa signora sotto all'Unibus, no, all'Unibike, ed è Beata che era all'Eco Technopark a luglio. Beata è praticamente la persona che ha portato il progetto dall'Ungheria in Italia e grazie a lei siamo qui che stiamo sviluppando insieme a lei, insieme a tanti altri, Gabriella, lo stesso Laszlo ungherese e tutti noi italiani che cerchiamo di diffonderlo, sensibilizzare e dare una possibilità anche di opportunità nel partecipare con la raccolta fondi attraverso questo progetto di Skyway. Quindi l'Eco Technopark è appunto il banco di prova di tutte le linee dove la gente può provare a salire queste linee. In questi giorni ci sono state molte delegazioni, anche una delegazione italiana che è andata e ha visitato e ha testato queste linee. A breve poi vi farò vedere anche un filmato, non questa sera, ma a breve, nel senso nei prossimi giorni, dove è riscontrabile la sensazione di queste persone che sono andate su queste linee. E praticamente la sensazione è sempre quella del silenzio e di muoversi e non accorgersi di muoversi e essere a 10 metri di altezza. Questo è un po' i commenti generali che ci sono. L'Eco Technoparco è situato in Bielorussia, su un terreno di 36 ettari vicino alla città di Marina Gorka. C'è stato questo Eco Technoparco a luglio 2017 e c'erano 3.500 persone, c'è stato parecchio interesse da parte di tutti quelli che sono presentati per vedere se effettivamente c'è la tecnologia, c'è l'azienda e quindi hanno visto e hanno riscontrato esito positivo. In questa immagine potete notare come il progetto principale dell'Eco Technoparco è costituito da tre linee. Quella a sinistra
tra il complesso Merci 600 metri ad anello chiuso, quella centrale anch'essa ad anello chiuso, il complesso urbano monorotaia, quindi per l'unibus e l'unibus, mentre quello è il treno merci e l'unitrack, si chiama unitrack. E sull'estrema destra invece c'è una linea che è molto più lunga, deve raggiungere i 15-16 km necessari per testare la linea ad alta velocità di 500 km orari. Mentre le prime due sono già certificate e si possono appunto provare salendo sugli abitacoli, quella ad alta velocità naturalmente è in fase di costruzione. Nella primavera avremo la possibilità di intanto fare i primi test di sicurezza e poi ovviamente i primi di luglio ci sarà il terzo Ecotecnoparco, l'Ecotecno Festival al parco, e lì potremo naturalmente anche provare queste linee a questa velocità. Fase di costruzione. Quindi nel 1978 Unisci ha cominciato a sviluppare le sue idee tecnologiche. Nel 1986 ha realizzato teoricamente, ha creato questa teoria del lanciare le merci nello spazio attraverso un sistema che evita la propulsione dei razzi, quindi evita tanto combustibile, tanto inquinamento e tanti costi ovviamente. Ha tradotto questo modo di muoversi velocemente sullo spazio con questo sistema, l'ha tradotto anche per muoversi più velocemente sulla Terra, e nel 2014 ha iniziato a disegnare questi sistemi, queste linee, questi abitacoli, ma nello stesso tempo è partito il crowd investing. Il crowd investing che non solo raccoglie investimenti, ma permette anche di riconoscere qualcosa alle persone che comunque ne parlano con chi desiderano ovviamente. Dal 2015 al 2016 è iniziata la costruzione dell'Ecotecnopark. L'Ecotecnopark perché? Perché questi fondi sono necessari per la costruzione di questo parco. Dal 2016 al 2017 c'è stata la dimostrazione e la certificazione, quindi la diffusione delle tecnologie in tutto il mondo. Quindi dal 2017 in poi ci sarà questa grande diffusione e grande consapevolezza del fatto che nei 3 anni precedenti molte persone hanno sostenuto, condiviso e avranno la grande possibilità di avere grandi vantaggi. Qui ci sono dei paesi che hanno fatto dei preordini di linee, e vi do una grande novità, grande notizia, che è stato confermato da Skyway che nel 2018 partiranno i lavori di 10 progetti, 10 progetti, e quindi consapevolezza della diffusione della tecnologia vera e propria. Sono molto fiero di questo, sono contento di aver sposato, condiviso e essere coproprietario di questa società. Perché ovviamente i risultati stanno arrivando, non ci vuole la fretta di avere subito, ma nel tempo avremo molto di più di quello che noi possiamo pensare. E 10 progetti che l'azienda ufficializza non sono pochi, sono veramente importanti, senza considerare che ce ne sono tanti altri in fase di sviluppo. Altre due notizie molto importanti sono queste: c'è un interessamento da parte di comuni nella zona periferia di Milano, e quindi c'è un interessamento da parte di queste unità, di queste istituzioni comunali per sviluppare e creare appunto l'esigenza di risolvere il problema del
della congestione che c'è sempre nelle tangenziali di Milano, tangenziale est-ovest. Io quando andavo a lavorare a Milano partivo alle 5 di mattina per poi arrivare alle 7 e mezza in coda e fare un'ora, un'ora e mezza di coda in tangenziale. Quindi ci sono delle esigenze importanti e quindi l'interesse è molto alto. Quindi a Milano stanno già studiando la possibilità di fare una linea nella zona di Rho, credo. Altra notizia importante che è arrivata proprio fresca fresca dall'Ungheria proprio oggi, che c'è stato un incontro importantissimo con un esponente della Svizzera, anzi approfitto per salutare tutte le persone che sono stasera qui presenti nella presentazione di Skyway e che si sono collegati dalla Svizzera, perché il paese svizzero è uno dei paesi rappresentativi, simbolo della cura dell'ambiente, della natura, e proprio in questi giorni una delegazione di Skyway era in visita in Svizzera proprio per questo interessamento che c'è da parte di un esponente svizzero per portare la tecnologia in questo paese, in coincidenza del fatto che sono proprio entrate persone che vogliono sviluppare questo progetto. Quindi faccio presente Philip, che è un grande sostenitore di Skyway ed è uno dei primi che sta portando avanti questa iniziativa di Skyway per il proprio paese, che è appunto la Svizzera. Qui vedete alcuni paesi che sono interessati, chi il percorso merci, chi il percorso urbano, extraurbano e così via. Qui una carrellata di informazioni legate a quello che è successo quest'anno, diversi incontri tra l'ex ministro dei trasporti Rho Duc dell'Australia, firme di accordi molto importanti di quantitative di linee che praticamente andranno a collegare le varie città dell'Australia, in tutto intorno all'isola e così via, insomma. Poi chiaramente un altro accordo fondamentale per Skyway e per tutte le comunità indiane è quello del 17 febbraio 2017, 17 porta fortuna ovviamente, ed è un contratto che riguarda tre progetti la cui somma è di 926 milioni di dollari. Questi tre progetti verranno realizzati in tre diversi stati indiani. Tra i 10 progetti che sono già stati convalidati per lo sviluppo e l'esecutivo, molto probabilmente ci saranno anche questi. Non abbiamo l'ufficialità di quali sono, per motivi anche, diciamo, di segretezza, sicurezza e così via. Ecco, qui vedete una cartina dove, come potete immaginare, quante linee ci potrebbero nascere in un paese come l'India. 4,5 milioni di chilometri significa avere un trilione di dollari di mercato. Non un trilione, trilioni di dollari di mercato. Naturalmente Skyway è presente nelle varie fiere più importanti del mondo, il 30 marzo di quest'anno a Giacarta, l'anno scorso ad ottobre all'Innotrans a Berlino, dove si ripresenterà il prossimo settembre-ottobre 2018. Questo è invece il primo progetto commerciale di quei 10 famosi che sono stati ufficializzati da parte dell'azienda. C'è pure questo. Prevede due linee, una di 12 km ed è una linea urbana, urban track, e l'altra invece di 129 km ed è un intercity track. Abu Dhabi è molto interessato a queste tipologie di linee perché può risolvere i problemi delle tempeste di sabbia, può risolvere i problemi di collegamento tra i vari palazzi,
Appunto Baburin la scorsa settimana era a Dubai per portare a termine altri accordi internazionali con questo paese dove non mancano le risorse per poter fare queste linee. Qui anche la Mongolia ha creato una partnership con Skyway. Considerate che Skyway ha già due sedi, ha già aperto gli uffici in India e in Indonesia e in Australia. Quindi diciamo che i paesi principali con i quali Skyway sta portando avanti lo sviluppo sono questi: India, Indonesia, Australia, Vietnam, Bolivia, Emirati Arabi, la stessa Europa con la Svizzera, l'Italia e altri paesi come la Germania e via dicendo. Questa è una slide molto significativa perché oltre al fatto che Yunisky ha visitato, è andato in visita dal Dalai Lama, è nato invece è appunto una cosa molto significativa, che è quella del consenso del Dalai Lama a realizzare due linee in Tibet, due linee che ovviamente rispettano tutti i requisiti, requisiti che rispettano appunto l'ambiente. Quindi queste linee possono muoversi all'interno di qualunque territorio senza impattare. Bisogna un attimo prendere consapevolezza che Yunisky sta portando Skyway all'attenzione in tutte le parti del mondo. Le novità del mese di dicembre, oltre a quello che vi ho detto prima, di 10 progetti già ufficializzati per la costruzione del prossimo anno, visite in Svizzera, progetti di interessamento in Italia e via dicendo, ci sono anche altre novità che abbiamo enunciato la scorsa settimana. C'è una cooperazione globale con l'università russa, quindi gli ingegneri, gli studenti ne trarranno beneficio perché ci saranno sviluppi trasversali tra la società Skyway e la ricerca universitaria. 10 anni fa la stessa università, la stessa organizzazione, tutto il comitato universitario di ricerca non credeva molto in questa tecnologia. Oggi, a distanza di 10 anni, ha firmato un accordo sulla cooperazione globale, appunto, con Skyway e l'Università dei Trasporti russa. E questo accordo è stato firmato dal presidente del consiglio di amministrazione, il progettista generale dell'organizzazione, che è appunto Yuninsky, e il rettore dell'università Boris Levin. Skyway ha partecipato anche alla prima federale dei trasporti russo, l'Unicar, ha raggiunto il Transport of Russia 2017 e ha ottenuto anche un diploma per l'innovazione principale all'interno dello stand Transweek 2017. Quindi conferme su conferme. Qui chiaramente Skyway in Indonesia hanno firmato due contratti, quindi questi due contratti faranno parte di quel famoso pacchetto di 10 progetti già pronti per iniziare i lavori, e il direttore di Skyway Technology, che era appunto presente a Minsk a approvare le linee, ha firmato due memorandum di understanding, uno con Jorong Port Development e uno con Indonesia Infrastructure Society. Naturalmente questo sviluppo è interessato a costruire una superstrada Skyway lunga 10 km, un enorme porto in Indonesia. E ci sono anche tante altre preparativi in corso per implementare il progetto di area commerciale a sud di Kalimantan,
Ovviamente, quindi 10 progetti, il costo totale per lo sviluppo e l'implementazione del trasporto Skyway di 42.532 milioni di dollari. Non leggo la cifra della valuta indonesiana, perché è una cifra molto grande, 3, 6, 9, 12, 15, quindi sono migliaia di bilioni. La lunghezza totale della BILT è 4.167,93 km, quindi Skyway è sostenuta da investitori della Corea del Sud e di Singapore, che sono in grado di fornire il 75% dell'investimento richiesto per i progetti indonesiani. Il resto, attenzione, il resto è riservato al finanziamento da parte di investitori locali che esprimono la loro volontà di partecipare alla partnership. Quindi, dal progetto della raccolta fondi per l'Eco Technopark in Bielorussia si passa a progetti unidirezionali nei vari paesi, dove noi avremo modo di partecipare con un diritto di prelazione, quindi avremo la possibilità di partecipare indistintamente dall'istituto finanziario che proporrà questi pacchetti, queste tipologie di investimento. Sono stati tenuti anche i certificati di registrazione dei marchi, quali la sigla SEW, il simbolo del treno Skyway, e una cosa molto importante è appunto la seconda fase dei test di accettazione della certificazione. Skyway va nuovamente alla mostra del trasporto della Russia, questo è già stato. E sono stati ricevuti dei brevetti dalla parte della Repubblica di Bielorussia, ma la cosa fondamentale è stata quella che UNISC è riuscito a ottenere quattro certificati rilasciati dall'ufficio brevetti del Giappone. Il Giappone, che è uno dei paesi più industrializzati, con tecnologia innovativa, presenta il treno a levitazione magnetica e, nonostante tutto, ha rilasciato a UNISC quattro certificati. Quindi è molto importante questa notizia, il fatto di aver Invest Group. Data via la voce un attimo. Allora, ripeto. Allora, noi rappresentiamo Skyway Capital, che è un marchio commerciale. Il nome ufficiale della società è First Skyway Invest Group. Chiaramente c'è anche un'altra società, che è la sorella di Skyway Capital, che si chiama Skyway Invest Group. Quindi First Skyway Invest Group è la società che fa capo di due società commerciali, due marchi commerciali, che sono Skyway Capital e Skyway Invest Group. C'è stato un accordo di cooperazione il 14 dicembre 2014, firmato a Minsk, e il compito principale del fondo è convogliare gli investimenti per lo sviluppo dell'ecotecnoparco. Perché Skyway può cambiare la nostra vita? La nostra vita può cambiare perché Skyway ci potrà rendere più fattibile e più semplice il muoversi in sicurezza, in tempi più ridotti, senza code, senza ingorghi, facendo qualcosa mentre noi viaggiamo. Questo è quindi un grande vantaggio di poter andare in vari paesi dove noi, nella vita comune di adesso, tante persone non possiamo andare. Questo significa che se le persone hanno il desiderio di vedere, viaggiare, andare su un paese che magari
non potrebbero raggiungere in questa vita, Skyway darà la possibilità a tutti, con costi molto ridotti. Pensate che un progetto di una linea Skyway ha un ritorno, un ritorno a parità di investimento, quindi il break-even, cioè il punto di ritorno economico, di 3-4 anni. Quindi è veramente basso questo periodo per recuperare investimenti. Pensate che la Italo, che è il treno che utilizza le linee ferroviarie di Trenitalia, non è ancora riuscito a recuperare quello che è stato l'investimento. Perché? Perché ovviamente non ha linee di proprietà e quindi ha dei margini molto più bassi e quindi il ritorno economico si è allungato di parecchio. Allora, il vantaggio, oltre a questo aspetto della vita, come può essere, c'è anche un vantaggio legato al fatto che Uniski ha dato la possibilità ai cittadini di partecipare al progetto. Come si fa a partecipare al progetto? Si prendono delle quote a fronte di un versamento in soldi, vengono rilasciate da parte della società delle quote. Queste quote non hanno una garanzia, nel senso che hanno un valore ipotetico al lancio in borsa di $1. Questo lancio in borsa non ha una data certa, si parla del 2018, si parla da 6-8 mesi. Questo però cosa comporta? Comporta avere delle quote che nel momento di uscita in borsa della capitalizzazione aziendale avrete per ogni quota $1. Oggi si possono acquistare queste quote a un valore che è 60-80 volte più basso, ossia con $1 vi vengono consegnate dalle 60 alle 80 quote. Scusate. Ma la cosa bella è che noi potremo avere dei dividendi per la vita. In proporzione al numero di azioni possedute, si avrà una retribuzione diretta proveniente dai dividendi. Saremo coproprietari di una società globale di trasporti. Quindi non è un solo trasporto, ma sarà l'internet delle cose. Noi ci muoveremo, sposteremo merci, servizi e via dicendo. Quindi è l'internet delle cose, non più l'internet semplicemente della comunicazione, ma di tutto quello che può essere spostato e mosso. Qui è un elenco di tutti i vari gruppi delle varie società. Qui ci sono un pochino i vari pacchetti che uno può fare. Io vi dico, questo non è un prodotto finanziario dove c'è una garanzia dell'investimento, ma è semplicemente uno scambio. Io a fronte di un deposito ho delle quote. Queste quote un giorno avranno un valore molto molto alto. Questo giorno può essere il prossimo anno, ma se fosse anche il 2019, che importanza ha? Se io a fronte di pochi soldi ho un potere d'acquisto enorme e in più avrò dei dividendi a vita rispetto al fatturato aziendale, perché il 20% del margine aziendale verrà distribuito ai propri azionisti proprietari. I vari pacchetti qua sono diversi, ci sono anche per i minorenni. Il primo che ho fatto l'anno scorso è stato per mia figlia, perché ovviamente è un senso di dare un futuro diverso ai propri figli, ed è il senso proprio di costruire un qualcosa per le generazioni future e salvaguardando l'ambiente. Ci sono pacchetti anche rateizzati e via. Io vi consiglio a tutti, non fate gli spettatori, semplicemente gli spettatori, e osservate il progetto, vi piace il progetto, ma fate gli attendisti, ma partecipate al progetto con una cifra che dipende da voi naturalmente. Mettete qualcosa
sicuramente importante, ma mettete quello che non vi può servire domani. Questo è la mia, il mio senso doveroso di dirvi che è importante comunque partecipare. Qua ci sono diverse tipologie di pacchetto a seconda delle quote che volete prendere. All'aumentare del numero di quote, naturalmente aumenta lo sconto, quindi per ogni dollaro vi vengono date più quote. Qui ci sono i certificati che vengono rilasciati, ci sono tre fasi, c'è cioè il primo il certificato digitale, poi c'è scusate, poi c'è il certificato che dice praticamente che First Sky Invest Group convoglia i fondi alle azioni di Uniski Corporation, e poi c'è quello definitivo che arriva come richiesta da parte vostra, arriva a casa in originale da Mosca. Proprio ieri me ne è arrivato uno che avevo richiesto con $10, arrivano questi certificati. Perché uno? Perché io naturalmente ho soprattutto un anno fa con il pacchetto di mia figlia, poi pian piano ne ho fatti tanti altri, insomma, questo è il mio discorso. In conclusione, l'unica osservazione che vi faccio è questa: ripeto, non fate solo gli spettatori, ma agite, diventate partecipanti di questo progetto, diventate partecipanti perché Unischi ci ha dato una grande possibilità. Unischi è un grande uomo, pensatore, progettista, ma ci ha dato anche un assist molto importante, quello di poter usufruire delle sue idee, delle sue invenzioni che ci porterà in tutto il mondo. E proprio in questo senso, nel 1998 Sheraton investì $100 sull'idea Google, oggi vale più di $1 miliardo. Poi ci sono tanti altri esempi. C'è quello di Apple, c'è quello di Alibaba e potremmo aggiungere quello di oggi, quello del Bitcoin che un anno fa valeva $300, oggi ne vale 15.000-16.000 dollari. Ecco, mettete qualcosa in questo progetto e avrete delle grandi soddisfazioni, perché questo non è un progetto, ma è il progetto. Bene, io ringrazio tutti per la vostra attenzione. Se ci sono domande, potete anche chiamarmi direttamente, il mio numero ve lo segno qua, oppure chiedete alle persone che vi hanno invitato questa sera, 38919 79823, questo è il numero, e niente, parlate con le persone, condividete, informate, perché il mio obiettivo è portare questa tecnologia anche in Italia e non solo negli altri paesi, quindi non facciamo gli attendisti, aspettiamo gli altri paesi che si sviluppano con queste nuove tecnologie, ma cerchiamo di essere partecipi e proattivi, ma sono sicuro che a breve avremo dei progetti molto interessanti anche qui in Italia. Un abbraccio a tutti, grazie per l'attenzione e ci sentiamo su altri canali. Un arrivederci e buona serata a tutti.